Mi sentite? Sì. Vorrei ricordare un attimino Salvatore Garritano, perché io tutti i giovedì facevo la partita con la Primavera e marcavo sempre Garritano. La domenica l'allenatore era molto in difficoltà perché le punte non ce l'aveva. Mister, fai giocare Garritano, va. Dice, ma chi? Quello che ha marchito? Fai giocare Garritano. La domenica giocava col Barese, mi sembra, fece gol. Ecco, questa è stata la prima volta che ho fatto l'allenatore nella Ternana, e anche adesso. Fatto il portiere. Poi comunque l'hai rifatto anche veramente, esatto. Cosa? Nell'85-86. Ah sì, vabbè, ma è stata una cosa non voluta comunque. Non voluta perché non so proiettato a fare allenatore. Tu Vittorio e tu Scupito. Giusto Gianni? Portiere. Se ti ricordi io non me lo ricordo. Io non me lo ricordo proprio. Racconta quando hai fatto il portiere contro la Atalanta. Io volevo domandare questo. Ternana davanti 1-0. Gol di 75-76. Gol di Palizzo. Nardin espulso, ma si è la porta che fece un parte parato, se voglio sì, parlare. Sì, no, il discorso è questo, che quando giocavo col Mantova, c'avevamo il preparatore, i tempi lì non si usava sostituire il portiere, il dodicesimo, doveva andarci un giocatore e io mi allenavo sempre con Negri ogni tanto, no? E quindi è capitato con la Ternana e ho fatto mezz'ora di imbattibilità in Serie B. Io ho una foto mentre stai a mettere la maglietta di Nardin del 75, la partita Ternana-Atalanta 1-0. Più che altro i guanti. No, anche la maglietta nera. Non me lo ricordo. Va bene. Va bene, grazie. Poi, ragazzi, bocca al lupo che qui è dal 74, non vediamo giocare la sera. La stessa la quando c'è tra i, quindi.